Siamo qui con il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. Allora, siamo in presenza di dati in crescita, ma possiamo dire che il peggio è alle spalle? Diciamo che la Lombardia è cresciuta, ma veniamo da troppi anni dove la crescita era insufficiente. La produzione è aumentata del 3,7%, gli ordini interni sono aumentati, gli ordini dall'estero sono aumentati, gli investimenti, che è una voce importante, sono aumentati sensibilmente. Il 64% delle aziende lombarde ha investito in macchinari e in tecnologia, è diminuita la corsa alla cassa integrazione, solo il 7% delle imprese ha fatto ricorso alla cassa integrazione, l'indice dell'occupazione è rimasto stabile. Ma noi sappiamo che di fronte ai momenti di ripresa l'effetto dell'occupazione viene sempre successivamente. L'importante è che sono stati riassorbiti i lavoratori che erano in cassa integrazione. L'indice della disoccupazione comunque si attesta intorno al 6,3% in linea con i paesi più virtuosi d'Europa, se lo consideriamo con il tasso di disoccupazione dell'Italia che è l'11,2%, la Lombardia comunque ha fatto degli sforzi e sta facendo degli sforzi notevoli per continuare il processo di crescita e quindi il processo di occupazione. Ecco, parliamo nello specifico dei dati, in particolare quelli sull'internazionalizzazione che hanno fatto registrare un 40% di incidenza sulla quota fatturato. Lei che opinione si è fatto? Le imprese lombarde in modo particolare, dove sono per la maggior parte imprese manufatturiere, in questi anni hanno continuato a investire, a innovare in prodotti, a innovare in processi, a difendere la loro peculiarità della caratteristica del design, dell'inventiva, e hanno fatto di tutto per poter stare sul mercato. Se oggi le imprese lombarde riescono ancora ad esportare in misura importante è perché hanno saputo intraprendere in tempi lontani la strada dell'internazionalizzazione, di affacciarsi ai mercati stranieri proprio per compensare la carenza di ordini da parte dell'interno. Ecco perché noi dobbiamo creare in Lombardia le condizioni sempre più competitive per permettere a queste aziende di continuare a esportare, di conquistare nuove quote di mercato, perché comunque l'economia mondiale cresce al di là dei problemi dell'Italia e dei problemi dell'Europa. I dati che abbiamo registrato oggi fanno ben sperare, mettono la Lombardia nelle condizioni di competere con le grosse regioni virtuose e produttive d'Europa. È chiaro che le imprese da sole non bastano a vincere questa sfida. Bisogna che tutto il sistema lombardo diventi competitivo, tutti mettano al centro l'impresa manufatturiera, perché è il nostro asse strategico, perché senza l'impresa non c'è crescita e non c'è sviluppo. Ultima domanda, quali saranno le iniziative di Confindustria per le imprese che spingono per l'internazionalizzazione? Innanzitutto stiamo cercando di creare un network in sinergia con tutti gli altri attori economici e istituzionali della Lombardia, con Regione Lombardia, con Unioncamere. Vogliamo mettere a fattor comune tutte le esperienze per permettere a tutte le aziende, dalla più piccola alla più grande, di cogliere l'opportunità della globalizzazione. Oggi abbiamo gli strumenti, abbiamo le possibilità, dobbiamo cercare di fare sinergie, ma dare a tutti la possibilità di affacciarsi a nuovi mercati. L'obiettivo nostro è quello di andare a conquistare nuove quote di mercato nel mondo, perché le aziende crescono. Crescono se ci sono le competenze, se c'è la competitività, la crescita porta al lavoro e all'occupazione.